Cari amici, care amiche, bentornati al nostro viaggio intorno al mondo grazie ai tre migliori video selezionati per voi dalla Virus Television. Partiamo con un video che gioca sporco, ormai l'abbiamo capito, per fare molte visualizzazioni su YouTube servono bambini o animali bizzarri. Questo filmato colleziona 3 milioni e mezzo di visualizzazioni in 3 giorni. Ci troviamo a Portland, allo zoo di Portland in Oregon, e accade questo. Sì, una leonessa cerca di mangiarsi il figlio di questa signora che se la ride di gusto. Say hi, kitty, kitty. Signora che ha avuto lo strepitoso buon gusto di vestire il suo piccolo bambino come una piccola zebra. Jack, look behind you. La merenda perfetta per una leonessa in cattività. Peccato per il vetro antisfondamento. Almost not cold. C'è di buono che la piccola merendina zebra non sembra rendersi conto di quello che potrebbe accadere senza il vetro antisfondamento. Ecco, la prossima volta potremmo provare a cospargerlo di miele e metterlo sotto un alveare e vedere cosa succede. Ma passiamo a Buenos Aires, dove analizziamo questo spot virale che prevede la morte di questa simpatica nonnina. Nonnina che però ritorna. Ma muore ancora. Per un fulmine. Torna. Ma muore sotto un pullman. Torna. Ma muore sotto il classico pianoforte che cade. Torna. Ma muore in una rapina alla banca. Torna. E muore per colpa di un classico attacco terroristico a Buenos Aires. Solo allora scopriamo che è il nipote che, non avendo voglia di andare alla riunione di lavoro, dice che sua nonna ha avuto un incidente. Mia abuela tuvo un accidente. E allora lo slogan: lasciate riposare in pace vostra nonna, trovatevi un lavoro al quale avete voglia di andare. È la pubblicità di un sito che ti trova al lavoro a Buenos Aires. Alla faccia della disoccupazione. Ma terminiamo dunque il nostro viaggio di oggi in Cina, dove questo signore ha trovato uno strepitoso antifurto per non farsi rubare la propria bicicletta. È Lily, il suo Golden Retriever. Questa bicicletta non si tocca, è mia e del mio padrone. Il video non è pubblicato dal proprietario del cane cinese, ma da un occidentale, anche perché in Cina con YouTube non hanno un ottimo rapporto. Il problema è che il signore che ha caricato il video a un certo punto si trova costretto a fare questa puntualizzazione. Sì, basta commenti sul fatto che i cinesi mangiano i cani. È falso. Se volete essere ignoranti, cercate di farlo in maniera più creativa. Ma curare la bicicletta non è l'unica cosa che sa fare Lily. Guarda. I cani cinesi, che grossa sorpresa! Ma vediamo dunque le votazioni dei video di questa settimana. Commenta questo video con la lettera A se il tuo preferito è la leonessa che voleva fare merenda con mio figlio vestito da zebra. Oppure vota con la lettera B se il tuo preferito è smettetela di far morire vostra nonna, trovatevi un lavoro bello. O infine vota con la lettera C se il tuo preferito è i cinesi non mangiano i cani, li utilizzano come antifurto della bicicletta e sono anche capaci di salire in bicicletta da sola. Il vincitore della scorsa settimana è la lettera A. La rana seduta come un uomo. Grazie per la vostra attenzione, qua sotto trovate i link ai video originali e la possibilità di entrare in contatto con la grande comunità Virus, Facebook, Twitter. E mi raccomando, non abbiate paura di iscrivervi al canale della Virus Television.
Non vi arriveranno opuscoli a casa e non vi chiederemo soldi. Per ora. Arrivederci.